14° compleanno per la Nocerina, che quest'oggi è stato festeggiato con l'apposizione di una targa commemorativa della presenza di Carlo Cattapani nel quartiere Casol di Nocera Inferiore. L'amministrazione comunale e la città hanno voluto omaggiare il fondatore e primo presidente della società rossonera con una lapide che ricorderà per sempre il luogo in cui ha vissuto durante i suoi soggiorni nocerini. Poi i festeggiamenti sono continuati presso lo Stadio San Francesco di Nocera Inferiore, dove la Curva Sud ha inneggiato la storia della società rossonera con cori e fumogeni. Siamo in compagnia di Gennaro Pepe, priore della congrega di Santa Maria Monte di Nocera Inferiore. È con lei che qualche mese fa, durante un sopralluogo in quella splendida cappella che è nota anche come San Nicola, è nata l'idea di collocare una lapide lì dove ha soggiornato Carlo Cattapani. Sì, Carlo Cattapani ha soggiornato vari periodi in questa casa. E la madre comunque era nata in questa casa, Rosa Malingonica, era nocerina a tutti gli effetti. Il padre Lorenzo Cattapani era del Romagnolo a quanto pare. Quindi. Però Carlo Cattapani a Nocera ha lasciato un buon ricordo per le sue iniziative. Carlo Cattapani ha fondato insieme ad altri la nocerina ed è stato il primo presidente, non solo. Poi ha fondato gli scout, quindi è stato sempre un tipo molto impegnato nelle attività. Nei suoi periodi, che non stava sempre a Nocera, viveva anche in America, quindi quando stava qui in Italia risiedeva qui a via attuale via Sicilia, a via Angrisani, che all'epoca si chiamava Traversa Casolla. E lei dormiva proprio nelle stanze che poi sono state. C'era un poster messo da Carlo Cattapani che prendeva tutta la parete. E c'è con le montagne rocciose, perché ricordo americano su, si intravedeva qualche figurina, pensavo che fosse qualche indiano, però non si distingueva bene perché erano passati pure gli anni e quindi probabilmente era un poco scolorito, però era tutta la parete, si prendeva questo poster che si era portato dall'America. Quindi poi ho conosciuto la nipote di Carlo Cattapani, che raccontava le varie peripezie di questo zio che faceva per gli americani, faceva parte di una certa, perché lui l'ho visto in divisa dell'esercito americano. Quindi la nipote, la contessa Baldeschi, mi raccontava dello zio che nelle varie peripezie, quindi in Bulgaria, avevano cercato di ucciderlo, quindi gli avversari politici e così via. Quindi avevo avuto già conoscenza, anche se da piccolo avevo sentito queste notizie dette dalla nipote. Poi via via, questa conoscenza di Carlo Cattapani si è fatta un po'. Poi un giorno vennero qui alcune persone che cercavano, dice qui ci deve stare la tomba di Carlo Cattapani, a me non risulta perché qui registri non ce ne sono, è andato tutto distrutto in un incendio, quindi non sarei anche in grado, se voglio fare una ricognizione, di trovare notizie. Però questo fatto per me incuriosì, venni a sapere che mi dicevano adesso che non era durante il terremoto, ma durante la seconda guerra mondiale, al cimitero di Nocera si era scoperchiata una tomba, anzi un loculo, ed era uscito Carlo Cattapani imbalsamato. Poi pare che l'avessero messo sotto terra e quindi si sono perse le tracce della salma, non se ne sa più niente. Oggi siamo qui a ricordarlo, 113 anni dopo quel primo febbraio del 1910, quando Carlo Cattapani fondò la nocerina. Eh sì, perché è giusto che i nocerini si ricordino di un personaggio che per la città, insomma, ha fatto qualcosa, si è dato da fare, ha fondato la nocerina insieme ad altri, ha organizzato gli scout, quindi era sempre presente, quindi con i giovani, quindi è una cosa va ricordata. Quindi era giusto che si mettesse questa lapide per ricordare Carlo Cattapani, che ha dei meriti. Siamo in compagnia di un pezzo di storia del rione Casolla. Un casollese vero, come insieme a tanti amici che siamo di Casolla. Io
proprio, ho Casolla nel cuore, ho fatto una pagina su Facebook, si chiama Casolla nel cuore. E come abbiamo Casolla nel cuore, portiamo la Nocerina nel cuore. Nocerina che oggi festeggia 113 anni, 113 anni fa Carlo Cattapani ha fondato. E ha fondato questa gloriosa società. E l'ha fondata, e lui quando viveva a Nocera veniva ad abitare in questo palazzo, Palazzo della Madre. Sì, il Palazzo Malinconico. Purtroppo non ero ragazzo perché sono nato il 51, però i ricordi sono ricordi. Siccome ha creato una cosa così grande per Nocera e per Casolla, allora adesso non potevamo mancare tutti i casollesi qui a questa splendida festa. Grazie. Quando si parla di Nocerina, uno dei nomi che vengono in mente tra i calciatori che hanno indossato questa casacca nel corso di 113 anni è Giancarlo Mattucci. Oggi siamo in compagnia di uno dei bomber storici, per anni e anni e anni è stato il recordman di reti in maglia rossonera. Quali emozioni suscita in Giancarlo Mattucci la parola Nocerina? Penso che in questo giorno dove ci si ricorda di una persona che lontano dai nostri tempi, fa capire che cosa è stato il calcio, almeno a parer mio, qui a Nocera. È stato e sarà sempre così. Cioè, l'entusiasmo del campo si trasferisce in un ricordo che è bellissimo. Cioè, colui il quale ha iniziato, forse anche i colori rossoneri, no? Associando i giocatori ai molossi. E allora io mi sento quasi un microbo proprio nei confronti di quelli che mi hanno preceduto, che mi hanno poi continuato l'attività della Nocerina. Tuttora chi indossa quella maglia ha qualcosa di diverso rispetto agli altri. Le emozioni che avevo in campo adesso quasi si raggruppano, e allora ecco qui che ammiro molto questa manifestazione, proprio degna penso del miglior calcio che ci possa essere, soprattutto in questi momenti. Non mi fate dire altro, altrimenti mi commuovo. Grazie. Compagnia di Ferdinando Padovano, uno dei fautori, anzi promotore di questa iniziativa, una targa nella casa che fu di Carlo Cattapani. Sì, Francesco, come del resto anche tu, uno dei fautori, e tu che anche come me hai avuto l'idea di questa memorabile targa. Oggi siamo qui a festeggiare questo compleanno, il 113esimo per l'esattezza della Nocerina, un compleanno dal sapore speciale, dove ci vede coinvolti tifosi, cittadini e amministrazione, per la commemorazione di Carlo Cattapani, con il quale ha fondato la Nocerina e che ha vissuto in questo storico palazzo di Casolla. Quindi siamo abbastanza emozionati perché è un momento, almeno per quanto mi riguarda, storico per la città di Nocera Inferiore. L'amministrazione comunale ha voluto porre il suo benestare a questa iniziativa, è qui presente, possiamo dire, anche in massa. Perché la Nocerina è un patrimonio di Nocera Inferiore, sì, e Nocera Superiore. È un patrimonio delle due Nocere, infatti non a caso oggi c'è anche Veronica Vella, assessore del comune di Nocera Superiore, presente proprio a testimoniare che la Nocerina è un bene comune di entrambe le città. E l'amministrazione comunale ha sposato e patrocinato questo progetto perché crede molto nella valorizzazione, ma soprattutto nella propria squadra di calcio, che è la Nocerina. Grazie. 113 anni fa Carlo Cattapani ha fondato la Nocerina, era il primo febbraio del 1910, oltre 100 anni dopo la città lo ricorda ponendo una lapide lì dove ha vissuto. È un momento commemorativo che ci sembrava opportuno e d'obbligo per una persona che ha, non dico appunto come ho già detto, contribuito, anzi ha realizzato, ha fondato la nostra società, la società che porta i colori rossoneri, la società che della nostra città, e quindi ci sembrava obbligo, insomma, presenziare e sostenere un'iniziativa tra l'altro portata avanti dal nuovo circolo nocerino, poi dal consigliere Padovano, con cui condividiamo i valori dello sport e della passione per appunto i colori rossoneri. Siamo nel rione storico di Casolla, un luogo, uno dei più importanti della città,
da qui rinasce, deve rinascere la passione per questi colori, questo rosso nero che ci fa battere il cuore ogni volta. Ma non dobbiamo dimenticare cosa abbiamo fatto negli scorsi mesi, penso che siamo riusciti un po' tutte le forze in campo, quelle del mondo produttivo, del mondo economico, del mondo finanziario di Nocera, insieme all'istituzione, quello di riaccendere una fiammella appunto perché la società ritornasse in città con imprenditori nocerini. Oggi è il momento, secondo me, di stare a fianco e di potenziare questa società affinché si possa ambire a traguardi più ambiziosi. Siamo in compagnia di Salvatore Bassano, storico del Rione Casol, autore di un libro che parla proprio di questo importante rione e antico rione della città di Nocera Inferiore. Quest'oggi si commemora Carlo Cattapani, che ha vissuto in questo edificio. Chi meglio di lei per raccontarci un po' la storia di questo palazzo? Allora, questo palazzo per noi di Casol è stato sempre conosciuto come il Palazzo della Contessa, perché in origine apparteneva ai marchesi Cordova di Calenda ed erano loro dai quali poi dopo è venuto il Cattapani, il papà del Cattapani, che era Lorenzo Cattapani, un colonnello dell'esercito che si sposò con Rosa Cattapani ed è dalla luce Carlo Cattapani, che poi è stato il fondatore della Nocerina. Il palazzo ha origine molto molto antica, questo è un palazzo del 500, del V secolo, ed fu edificato dai Carrelli, che Carrelli all'epoca era una nobile gentilizia famiglia di Nocera, una delle più facoltose. Poi loro il palazzo in origine era solamente due piani, piano terra, dove il piano terra dove stavano gli alloggi per gli animali, le stalle, tutto ciò che serviva, e il piano superiore e il piano nobile dove sta l'istanza degli ufficiali. Poi successivamente il palazzo è stato portato fino al terzo piano e poi passò dai Carrelli, passò ai Malinconi, che dai Malinconi ai Calenda, e questo poi il resto è storia d'oggi, questa cosa. Oggi ricordiamo questa figura di Carlo Cattapani, che ha avuto anche una vita molto avventurosa, si faceva riconoscere come il Marchese di Cordova, sì. È stato negli Stati Uniti, è stato in Inghilterra, è stato a Nocera, ha avuto anche guai abbastanza importanti, rischiato di morire addirittura travolto da un treno dopo che era stato attaccato a binari, cioè una vita d'avventura. Il Cattapani, sì, la storia del Cattapani è questa qua, sicuramente lei l'ha raccontata, è questa qua. Volevo aggiungere ancora che per quanto riguarda il Cattapani, la mamma la nonna del Cattapani, tra l'altro, era la nonna di Calenda, del tenente colonnello dei bersaglieri Calenda, che morì in Etiopia, e oggi a Nocera abbiamo il rione Calenda, che è dedicata appunto al Calenda, che anche lui ha vissuto in questo palazzo qua storico. Palazzo storico per questa città. Beh sì, assieme all'altro palazzo di San Severino di Casol sono i palazzi più che hanno dato un po' più di lustro al quartiere, che noi in effetti parliamo di un quartiere che in origine era un quartiere rurale, poi con queste due proprietà così si è un po', diciamo, nobilitato. Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. L'Apostolo Paolo ci esorta a ringraziare in ogni cosa Dio Padre per mezzo di Cristo Signore, nel quale ci ha dato tutto. Egli ha riversato su di noi, Suoi figli, le ricchezze della Sua grazia, e liberandoci da ogni potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del Suo Figlio diletto. Ascoltiamo la parola di Dio dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esprimete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù, nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Scoprite e poi dopo facciamo la dispensatore di ogni bene, ricevi l'umile ringraziamento per i tuoi benefici, preservaci da ogni pericolo all'ombra delle tue ali e donaci la sapienza, la serenità, la salute, la buona amicizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E forza Nocerina! Sempre! Grazie a lei che ha reso possibile, insomma, una persona che ha costituito. Non potevo mancare a niente. Mi ha fatto piacere ospitarla e soprattutto e speriamo di vederci più spesso per altri traguardi. Per altri traguardi. Grazie. Arrivederci, grazie Sindaco. Arrivederci. Buonasera. Come vedete non c'è scritto il nome dell'amministrazione e del sindaco, perché della città. La chiacchiera riservata. Thank you.
Raffaele Stella, che come ci ha tenuto a precisare in conferenza stampa è uno dei soci, uno dei dirigenti. Buonasera innanzitutto, buonasera. Che emozioni si vivono oggi da tifoso della Nocerina e da dirigente, socio, chiamiamolo come vogliamo? No, oggi è una giornata storica per questo club, ma anche automaticamente per la città, perché vive un momento particolare e forse può servire anche un po' da sprone per quello che i giocatori spero riescano a fare domenica prossima. Ecco, inevitabilmente il suo pensiero è proiettato al campo, perché è lì che la Nocerina dovrà sudarsi questa salvezza e lo farà con un nuovo allenatore. Alessandro Erra ha sostituito il dimissionario Nunzio Zavettieri. Da cosa è nata, da dove è nata l'idea di scegliere proprio Alessandro Erra sulla panchina della Nocerina? Persona seria, persona che è già conosciuto dalla piazza, apprezzato, persona assolutamente capace e soprattutto esperto diciamo del suo lavoro, quindi sa come agire, ma ripeto però non ha la bacchetta magica, purtroppo in mezzo al campo alla fine andranno i calciatori e sono i calciatori che dovranno risollevare le sorti della nostra squadra. Lui ci metterà tutto quello che può metterci, però come ha detto anche nel primo incontro che ho avuto con i calciatori, con gli atleti, purtroppo è inutile parlare, quello che parla è il rettangolo verde. Zavettieri ha precisato: faccio un passo indietro per il bene della Nocerina, perché dopo 3 sconfitte consecutive è giusto così. Secondo lei cosa non ha funzionato? Non lo so, sicuramente Zavettieri ha fatto il massimo per questa società, forse a un certo punto qualche calciatore non l'ha più seguito o ci sono state delle situazioni non dipendenti dalla sua volontà che hanno portato a fare questa scelta, però purtroppo è andata così, è un momento brutto per lui, io lo saluto, lo ringrazio per quello che ha fatto per noi e speriamo che un giorno ci potremo rincontrare. Torniamo un attimo a quello che è lo spirito della festa di oggi, vediamo tanti bambini, vediamo tante bandiere rossonere. L'auspicio è che già da domenica col Casarano queste bandiere rossonere invaderanno anche gli spalti dello Stadio San Francesco, oltre che per uno spettacolo, perché parliamoci chiaro, il pubblico è il 12° uomo in campo. No, il pubblico è fondamentale, ma questo pubblico, i ragazzi che sono alle nostre spalle, non meritano nemmeno parole, hanno fatto di tutto. Domenica noi abbiamo perso in casa, c'erano 500 ragazzi. Loro erano 30-40 persone, la nostra squadra ha perso in casa, la responsabilità è della società in primis e ovviamente anche dei tecnici, degli allenatori e dei giocatori soprattutto, di tutti quelli che purtroppo hanno portato la Nocerina a rischiare. In questo momento noi stiamo rischiando e se 2 mesi fa il mio intento era quello là soltanto di risollevare la società sotto l'aspetto economico, adesso è soltanto la squadra e i punti, bisogna fare i punti, non possiamo più sbagliare nulla. Perfetto, noi ringraziamo Raffaele Stella per la disponibilità e la gentilezza che ha mostrato a presentarsi ai nostri microfoni in questo giorno di festa. Auguriamo ovviamente un buon compleanno a lui che in questo momento insieme a tutta la dirigenza rappresenta questo blasonato club e ovviamente gli facciamo un in bocca al lupo e ce lo facciamo da soli perché noi siamo i primi tifosi ovviamente e quindi nella speranza che già contro il Casarano si possa tornare a riassaporare i 3 punti che mancano effettivamente da troppo tempo. Grazie a tutti voi e speriamo bene, conto molto su domenica e in bocca al lupo a tutti voi e a noi e alla squadra. Perfetto, perfetto.